Benvenuti. Oggi parleremo dell'ossigeno terapia, cioè la somministrazione di ossigeno. L'ossigeno, la formula con cui viene abbreviatamente chiamato è O2, viene venduto e prodotto come gas medicinale ed è un farmaco a tutti gli effetti. Quindi, come dice anche il nome della lezione, ossigenoterapia, è una terapia farmacologica. Per questo va sempre somministrato dietro prescrizione medica, fatto salvo alcuni casi eccezionali per cui l'infermiere può somministrarlo in emergenza. Per tutti gli altri casi va sempre somministrato dietro prescrizione medica, cioè il medico prescrive la quantità di ossigeno da somministrare e poi può essere erogato. Qual è l'obiettivo dell'ossigenoterapia? È quello di aumentare l'ossigeno a livello polmonare, quindi alveolare e quindi arterioso, aumentando la FiO2, che è la frazione ispirata di ossigeno. Per farvi capire, noi normalmente in aria ambiente la FiO2 ha una concentrazione del 21%. Se andiamo a somministrare ossigeno, questo 21% aumenta. Di quanto aumenta? Dipende da quale presidio e dalla quantità di ossigeno utilizziamo e somministriamo, ok? Però sicuramente andiamo a somministrare più del 21%, oppure un ossigeno più concentrato, perché il paziente non gli è più sufficiente l'ossigeno presente nell'ambiente, quindi si somministra ossigeno. Vediamo quali sono i presidi per la somministrazione di ossigeno. Innanzitutto si possono suddividere in due gruppi, quindi vedete tre, però fondamentalmente si possono suddividere in due gruppi, cioè presidi per la somministrazione di ossigeno a bassi flussi, bassi e medi flussi, cioè che somministrano ossigeno a una concentrazione minore. Invece ad alti flussi che servono per la somministrazione di grandissime quantità e altissima concentrazione di ossigeno. Vediamo quali sono questi presidi. Allora, a bassi flussi troviamo la mascherina Oxymask, maschera semplice che vedete qui in figura. Ok? Questa è una mascherina di ossigeno semplice e a bassi e medi flussi, e un altro presidio per la somministrazione di ossigeno a bassi flussi, vedete in basso sono gli occhialini nasali. Perché vengono definiti a bassi flussi? Perché fanno una concentrazione di ossigeno minore, cioè arrivano intorno al 30%. Vi ricordate la FiO2, abbiamo detto, dell'aria ambiente il 21%. Con una maschera semplice o gli occhialini nasali io posso somministrare ossigeno intorno al 30%. Okay. Invece poi ci sono i presidi ad alto flusso, come per esempio la maschera di Venturi, che è questa qui che vedete in questa figura, che è una mascherina di ossigeno collegata, lo vedete, a un tubicino un po' più lungo, corrugato, e ha tutti dei connettori colorati che possono essere cambiati a seconda della quantità di ossigeno che io devo somministrare, perché ogni colore corrisponde a una determinata percentuale di ossigeno. Dove lo vediamo? Sta scritto sotto, dove viene connesso il tubicino, vedete dove c'è il connettore, c'è scritto la percentuale di ossigeno
che eroga a seconda del connettore. C'è la percentuale del 30, del 35, del 40, del 45. Vedete, quindi con Venturi io riesco a somministrare, a seconda del connettore che metto, innanzitutto posso sapere con precisione quanto percentuale di ossigeno vado a erogare e poi arrivo a delle percentuali maggiori. Sotto troveremo scritto, oltre alla percentuale, anche i litri al minuto a cui va regolato il flusso di ossigeno, perché l'ossigeno ovviamente può essere regolato, la quantità. Regolato come? Ci sono vari dispositivi di erogazione di ossigeno, li vediamo qui. Oltre agli occhialini nasali che abbiamo già detto, troviamo la bombola portatile, la vedete, quella in basso, in alto, senza rotelle. Questa serve, si trova per esempio nelle ambulanze o serve per gli spostamenti brevi, ok, perché contiene una quantità minore di ossigeno. Poi troviamo invece un'altra bombola, questa con le rotelle, più grande, che si trova principalmente per chi fa ossigeno a domicilio, per esempio. Questo ha un indicatore pure di riserva, cioè quanto c'ha di riserva. E l'ultima figura che vedete è l'erogatore a parete. Quello che vedete sotto è il gorgogliatore a cui ci va l'acqua distillata sterile per umidificare le vie aeree, perché chi fa ossigenoterapia, soprattutto in lunghi periodi, tende a seccare le mucose e a provocare pure delle lesioni. Quindi è necessario umidificare le vie aeree attraverso il gorgogliatore. Questo, vedete, quindi è l'erogatore a parete di ossigeno. C'ha una manopola che si apre e si chiude. Una volta aperto sale una pallina che ci indica la velocità e il flusso dell'ossigeno, che è espresso in litri al minuto. Può essere regolato a 1, 2, 3, 4, 5 fino a 10 litri al minuto. Quindi, tornando a Venturi, sotto questi connettori colorati c'è scritto, per esempio, 5 litri al minuto, 30% di ossigeno. Significa che se io metto quel connettore lì e apro l'ossigeno a 5 litri al minuto, mi erogherà la percentuale di 30% di ossigeno. Delle accortezze da tenere quando si somministra ossigeno: è un gas, quindi lontano da fonti di calore, da fiamme, da eventuali defezioni elettriche dei macchinari. Quindi quando si somministra ossigeno, sempre fare attenzione a queste cose, scintille, eccetera eccetera. Il gorgogliatore è importante perché va tenuto pulito. Ne esistono monouso o riutilizzabili. Monouso, ad ogni paziente e ogni 24-48 ore vanno cambiati. Riutilizzabili, anziché essere cambiati, vanno sottoposti a sterilizzazione e a disinfezione. La quantità di acqua distillata all'interno deve essere sempre a livello indicato e soprattutto deve essere cambiata sempre ogni 24-48 ore, perché essendo acqua, se ristagna lì è fonte di infezioni che poi vanno nelle vie aeree e nei polmoni. Quindi è importante l'igiene del gorgogliatore per la somministrazione di ossigeno. C'è rimasto da vedere un presidio, per esempio, invece ad alto flusso, che è questo che vedete qui, che è sempre una maschera, tipo la maschera semplice, che però presenta una sacca chiamata reservoir. Questo sacchetto si riempie di ossigeno, si concentra talmente tanto l'ossigeno che questi dispositivi, maschere con reservoir, con questo sacchetto, arrivano a erogare quantità di ossigeno fino al 90%. Ok? Quindi vedete che è un'altissima concentrazione di ossigeno. Infatti sono utilizzate nelle insufficienze respiratorie gravi, nelle emergenze respiratorie gravi.
si misura, ve lo anticipo, anche se lo vedrete quando farete la rilevazione dei parametri vitali, come si misura l'ossigenazione del sangue, la saturazione del sangue? Attraverso l'utilizzo del saturimetro o pulsossimetro, che sono dei dispositivi elettronici che vanno posizionati sulle dita delle mani principalmente. Sono dei dispositivi, dei sensori che attraverso una luce, un raggio infrarosso, vanno a captare la concentrazione di ossigeno a livello capillare. Che cosa misura il saturimetro? Appunto la percentuale di ossigenazione. Qual è la corretta percentuale nell'essere umano? Una corretta ossigenazione in soggetti sani va tra il 95 e il 96 fino al 99%, è raro trovare 100%. Una corretta ossigenazione va tra il 98, 99, 97, diciamo il range tra 95 e 99 è corretto. Al di sotto di questi valori si cominciano ad avere dei problemi respiratori. Al di sotto degli 85%, l'insufficienza respiratoria è grave. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, ci vediamo alla prossima lezione.